Nuovo video, connettività del dispositivo Montana, come si connette il cellulare e l'interfono, perché sì, il nuovo Montana permette di avere l'audio delle indicazioni stradali anche sull'interfono. Vi faccio vedere come. Si va su impostazioni, Bluetooth, iniziamo a configurare il telefono, scarica l'app Garmin Connect Mobile per associare il telefono e eseguire automaticamente la sincronizzazione. Quindi andiamo su Garmin Connect, completare l'associazione Bluetooth, certo. Dobbiamo aspettare che compaia qui il dispositivo. Eccolo. Abbiniamo, consentiamo l'invio delle notifiche, completa la configurazione, perfetto. Il dispositivo è sincronizzato. Ora vediamo invece l'interfono. Come si fa? Si va su aggiungi dispositivo audio, si imposta. In questo caso noi abbiamo un Sina 30K, bisogna accendere il dispositivo, in questo caso nel Sina, e per attivare la condivisione bisogna aspettiamo un attimo che si attivi. Il telefono è connesso. Ok, si preme 5 secondi questa rotella. Una volta. E un'altra volta. Accoppiamento GTS. Aggiungiamo un dispositivo. Lui ricerca il dispositivo, eccolo qua, Sina, e il dispositivo è stato accoppiato, eccolo qua. Quindi ora se noi andiamo, cerchiamo un posto dove andare, vediamo qui, vai, calcola il percorso e il navigatore ci darà le informazioni all'interno del navigatore. Se la lingua dovesse essere in inglese, perché di default è registrata come inglese, voi dovete andare su impostazioni, sistema, lingua e modificare la lingua della voce. Ci sono tre lingue, due femminili e una maschile.